Era una cosa che si sapeva, se ne parla in questi giorni in modo ormai quotidiano, possiamo dire, perché dal primo febbraio abbiamo avuto notizia che c'è stata l'autorizzazione concessa a questa ditta per poter esercitare la propria attività all'interno del nostro agglomerato industriale, il primo febbraio. E io in queste settimane sarò subito chiaro su quella che è la mia opinione, però come dire, ho ascoltato, letto dichiarazioni in questi giorni che mi sembrano fermarsi alla fase destruens, qualcuno dice, cioè della contrapposizione netta, senza però riuscire ad andare oltre, perché poi va anche argomentata questa contrapposizione, che ripeto c'è anche da parte mia, l'ho anche detto in modo pubblico. Che non condivido questo modo di fare sviluppo del nostro territorio, ma il tema è proprio questo, perché se andiamo sul tecnicismo, su quello che è ciò che viene scritto all'interno di questo decreto, probabilmente se tutti gli enti si sono espressi favorevolmente all'attivazione di questo impianto, sembrerebbe non vi siano motivi ostativi al portare avanti questo tipo di iniziativa. Il condizionale è d'obbligo perché alcuni segnalano anche alcuni passaggi che probabilmente non sono stati fatti proprio in modo del tutto corretto, in particolare rispetto a quello che è l'approccio che bisogna avere con l'ente locale del territorio a cui si fa riferimento, quindi col comune di Termini Imerese. Dico, su questo c'è molta chiarezza, perché il Consiglio Comunale nei mesi scorsi si è espresso in modo chiaro e inequivocabile, manifestando appunto l'idea, la propria contrarietà. Ora, veniamo poco fa dall'entusiasmo che ha portato il Carnevale. Io credo che il Carnevale, così come sta succedendo quest'anno, quel moto popolare in qualche modo non lo si può arrestare in nessun modo, perché il Carnevale a Termini non morirà mai, nonostante diciamo le difficoltà economiche, gli errori fatti e così via, non morirà mai perché è dentro le persone. E lo abbiamo sentito da più anni, ha Assolutamente, detto appunto le iniziative che assolutamente. nascono dalla gente, che hanno collaborato, hanno partecipato. Esattamente. E qui un altro tema cruciale è questo. Nella nostra città ormai si è formata, è maturata un'idea che lo sviluppo che si vuole dare a questo territorio è diverso rispetto a quello che in qualche modo potrebbe stimolare un impianto di quel tipo. Perché, ripeto, da un punto di vista tecnico, nulla osta. Qui il ragionamento è: ha senso o no mettere all'interno di quell'area, quell'impianto, pregiudicando forse in futuro un progressivo sviluppo verso altra direzione? Io, come molti di voi, che diciamo giro per la città, sento che appunto il sentimento di questa città sta cambiando notevolmente. E così come non potrà morire mai il Carnevale, sarà difficile andare contro questo sentimento che ormai è condiviso all'interno della città. Anche nell'area industriale si vuole cominciare a fare altro, il che non significa domani aprire lo stabilimento balneare. Significa probabilmente dare la possibilità di fare impresa in modo diverso. Altre idee comunque. Assolutamente sì. Bene, mi Devo dire che questa scarsa partecipazione, questa scarsa attenzione alle vicende collettive della nostra comunità, che molti dichiarano in modo, come dire, disfattista, non interessa nulla a nessuno, non è per nulla così. Persone come me, come tanti a Termini, che hanno deciso di mettere su famiglia, che oggi si ritrovano con dei bambini piccoli, inevitabilmente o si interrogano o sono scemi, non c'è altra chiedersi spiegazione. quantomeno cosa potrebbe succedere, no? Assolutamente, ma ripeto, io voglio vederla sempre in positivo. Noi abbiamo la responsabilità di lasciare, meglio di come abbiamo trovato, quel luogo dove siamo nati e vissuti. Quindi ogni scelta che va fatta, e questa è una scelta che può avere un impatto, ma ripeto, tralasciando anche quello che può essere in senso stretto l'impatto ambientale o a livello di inquinamento, quello che può essere l'impatto per la pregiudiziale che si va a dare su scelte future. Noi non possiamo ancora una volta, eventualmente, rispetto a quello che è l'umore della città, muoverci in una direzione che è diversa. Qui o le scelte si fanno con partecipazione, condivisione, è come dire, dibattito all'interno delle sedi opportune, oppure qui di fronte alle imposizioni che vengono dall'uno o dall'altra parte non si potrà andare avanti. E Certo, questo è quello che credo emerga oggi dalla città. certo. Bene, Vincenzo, non ti
sembra un paradosso, noi che cerchiamo di fare, mi ci metto anch'io perché l'estate scorsa ti ho dato una piccola mano per quello che ho fatto con noi venerdì dell'Annunziata, che cerchiamo di fare tante iniziative volte ad attirare soprattutto turismo nella nostra città, valorizzarla per quello che è il giusto valore che ha la nostra città e quindi far vedere le cose della nostra città, però in contrapposizione arrivano di queste iniziative come quella che si sta parlando. Non ti sembra proprio che, come dire, uno ma io mi impegno per certe cose e poi ne spuntano altre? È molto più che paradossale, però ci sta nel momento in cui c'è un livello di decisione che è diverso. La città si sta muovendo in una direzione, c'è qualcuno che sembra, se così si può dire, ad un livello superiore di decisione che prende decisioni altre, che sono totalmente distanti e scollate con quello che è il sentire della città. Io ne parlavamo poco fa durante lo spazio pubblicitario, mi raccontavi dei tanti giovani che frequentano queste due trasmissioni, e anzi grazie... Sono veramente tanti giovani che hanno voglia di dire e fare qualcosa, quindi su questo io mi batto. Io nel giro di 2 anni ne ho avuto più di 100 qua in trasmissione che hanno detto quello che vogliono fare, e tu stai vedendo, ci sono i ragazzi fotografi che hanno creato un loro gruppo, perché sono un gruppo di amanti della fotografia, e quindi è giusto valorizzare queste cose. Io mi sono convinto di una cosa, lo penso rispetto ai miei figli evidentemente, ma questo è un ragionamento che si può estendere ad ognuno di noi, perché non è peculiare, non è specifico a me. Bambini che hanno la più grande a 10 anni, dico, ma tra 15 anni che cosa faranno questi ragazzi? Verranno un giorno a dirmi se, ringraziando Dio, riusciranno a percorrere un percorso di studi, a formarsi e così via, verranno a dirmi, guarda papà, mamma, non abbiamo nulla che fare qui, ce ne dobbiamo andare. E quella sarà la più grande sconfitta che penso ognuno di noi come genitore si potrà vedere, diciamo, recapitare. Ma attenzione, il tema della mobilità, di questi ragazzi che vanno via, ci sta tutto. Il problema serio è se questi ragazzi vanno via perché costretti. Il discorso è, si muovono perché vogliono, diciamo, animati. Assolutamente, assolutamente. Anche perché ognuno di questi ragazzi, oggi come oggi, si trova a fare delle chiamate Skype con persone che stanno in Germania, in Francia, negli Stati Uniti. Sono ragazzi che sono inseriti a tutti gli effetti in una prospettiva che è globale. E allora io dico questo, o noi diamo la possibilità a questi ragazzi di continuare a vivere qui sentendosi protagonisti di un cambiamento che è globale, oppure sicuramente questi ragazzi qui da sfigati non ci rimarranno. Non ci sono altre spiegazioni. Ma la cosa anche che più, diciamo così, attira questi ragazzi è la possibilità che c'è veramente all'estero, Inghilterra, Germania, Svizzera, insomma effettivamente danno grandi possibilità, quello che purtroppo non abbiamo qua in Italia. Però con le giuste politiche, col giusto supporto, questi ragazzi potrebbero potenzialmente avere molte più possibilità qui che in realtà che sono già sature da un punto di vista di forza lavoro. Quindi bisogna parlare di sviluppo. Assolutamente. In che modo questi ragazzi possono sentirsi protagonisti e inseriti in un contesto globale? Io lo semplifico molto, poi il discorso è chiaro che va argomentato. Una prima via è quella di poter accogliere e ospitare il mondo a Termini Imerese, quindi col turismo, con la cultura, dare la possibilità di incontrare le persone che dal mondo vengono qui. È chiaro che i nostri ragazzi devono essere preparati per affrontare questa sfida. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Considerate che non è un sogno questo, perché oggi già a Termini esistono di realtà che vanno in questa direzione. Molti di voi, sono certo ad esempio Toto Scaccia lo saprà, ci sono comunità di svedesi a Termini Imerese. Proprio su Via Roma tra poco aprirà un bed and breakfast gestito da stranieri. Da stranieri che guardano alla nostra città in una prospettiva che forse non è quella che abbiamo noi dato sino ad oggi. Pensiamo alle attività del parco termale, quindi con le terme naturali, dove ci si può ristorare il corpo, è l'iniziativa a cui più volte ho fatto riferimento, le terme culturali con tutta la ripresa del centro storico, che può voler dire anche lavoro concreto per chi deve mettersi lì a lavorare, a recuperare il patrimonio immobiliare che c'è in quell'area. Sì, che sono tante case. Assolutamente,
Assolutamente, ma questi devono essere ragazzi che parlano le lingue, che vanno nelle fiere internazionali ad intercettare segmenti di clientela, cioè dobbiamo essere in grado di prepararli. Farsi sentire. Assolutamente, assolutamente. Dall'altro lato abbiamo questa benedetta barra maledetta zona industriale. Rendiamoci conto che l'abbiamo, non possiamo, come dire, aggirare l'ostacolo. Lo dico a te perché so che hai fatto diverse iniziative lì. Abbiamo da un lato certamente l'Enel, quel che resta della Fiat, dall'altro lato estremo abbiamo uno stabilimento balneare. Ok? Che significa questo? Significa che in quell'area, senza parlare di parole che fanno tremare le gambe forse, di rivoluzione, riconversione totale, però forse a poco possiamo pensare di installare lì delle attività produttive ecocompatibili, ecosostenibili, che diano la possibilità di lavorare ai nostri ragazzi in uno scenario internazionale. Io penso alle start-up innovative. Oggi il tema dell'agricoltura non può più essere quello affrontato da mio padre o dai nostri genitori in generale. L'industrializzazione della campagna. Oggi le start-up innovative che si sviluppano sull'agroalimentare sono di quelle che vanno a fare le misure biometriche sulle piante. Di quelle che vanno a controllare la produzione a 360 gradi, non è più l'agricoltura quella del contadino che si alza la mattina e va a zappare. Ma tutto questo, ci sono delle esperienze anche qui in Sicilia, non molto distanti da noi. Pensiamo a quello che ha fatto questa azienda Mosaicun, fatta da ragazzi giovanissimi che nell'arco di poco tempo sono diventati fornitori di Walt Disney, per fare un esempio, perché ne curano la comunicazione. Hanno creato uno spazio di co-working dove si lavora anche sentendosi bene fisicamente, perché gli spazi devono essere gradevoli e così via. Allora anche in quell'area, se si vanno a ad impiantare realtà di questo tipo, si potrà recuperare un tratto di costa, si potrà creare uno spazio dove poter, diciamo, godere di quegli spazi. Bene. Non tralasciando tutto il tema del cinema, del quale poi magari potrei parlare. Possono coesistere se fatte e pensate in modo nuovo. Pensare ad un'industria pesante, oggi oltre che essere anacronistico, è totalmente fuori da ogni logica rispetto a quello che si vuole fare dalla città, evidentemente. Però pensare a stabilimenti, tra virgolette, leggeri, dove si fa ricerca, dove si fa innovazione, quello sì. Qualche tempo fa mi facevano riflettere su un dato che è banalissimo. Se oggi ci troviamo dove ci troviamo, dal punto di vista dell'evoluzione, è perché nell'arco della storia si sono verificate, si sono fatte delle innovazioni che hanno spostato la frontiera della conoscenza avanti. Esempi, diciamo, più eclatanti: la rivoluzione industriale nasce da un'innovazione, evidentemente. Ma andiamo ai tempi d'oggi. Qui c'è Teletermini, ci siete voi. Di cosa si discuteva poco fa? Della possibilità di raggiungere il mondo intero attraverso internet. Altra rivoluzione che ha cambiato totalmente il mondo. Quindi, se noi vogliamo affrontare la sfida dei tempi, la sfida la si deve cogliere sul tema dell'innovazione. Piuttosto che farci rappresentare dall'esterno come una zattera, questo mi estendo un po' al discorso che si può fare sulla Sicilia, come una zattera nel Mediterraneo dove semplicemente si consuma, noi dobbiamo avere la possibilità, e da Termini Imerese può partire un segnale importante da questo punto di vista, di riuscire ad andare oltre. Non siamo soltanto 5 milioni di persone che galleggiano sul Mediterraneo e attendono qui i rifornimenti che vengono dal nord Italia, dal resto dell'Europa, perché noi lo possiamo consumare. Anche perché nel frattempo i redditi non ci sono più, la pubblica amministrazione è venuta meno, l'abitante, possiamo dire. Il lavoro, diciamo, che può venire dall'impresa privata è stagnante, di conseguenza ci siamo inviluppati in un percorso che al momento sembra senza uscita. Certo. Possiamo anche pensare ad una tua candidatura? Inizi subito a gamba tesa, mi pare di capire. Ma quello che posso dire è questo, che proprio in linea con tutto quello che ci siamo detti sino a poco fa, giovedì prossimo alle 18 presso il Cineteatro Eden qui al Termini Imerese ci sarà un'assemblea aperta alla città, quindi chi vuole partecipare può recarsi presso il Cineteatro Eden alle 18 di giovedì,
e partecipare all'assemblea promossa dal Movimento Civico Termini Imerese e La Mia Città. Già il nome vuole essere, come dire, evocativo di quello che è il percorso che si sta facendo. Dobbiamo riprenderci l'orgoglio di poter dire Termini Imerese, La Mia Città, in prima persona, per poi poter estendere questo ragionamento alla collettività e alla comunità. Perché soprattutto ognuno dare il proprio contributo. Assolutamente. La mia città, cioè in ogni campo. Assolutamente. Abbiamo avuto anche un dibattito su questo, ma come la chiamiamo? La nostra città o la mia città? Perché la mia potrebbe essere come un senso un po'... Sì, io lavoro per mia e basta. Però, come dire, il messaggio che vogliamo dare è che ognuno deve sentire come propria questa città. Certo. È nostra. E quindi poi di conseguenza nostra. Assolutamente sì. Faremo questa assemblea dove ci confronteremo, già sono avvenuti alcuni passaggi intermedi per preparare anche questo incontro, dove ci confronteremo sui temi, quindi sul progetto di città, sul programma che si vorrà portare avanti e anche in quella sede ci confronteremo sulle possibilità di far emergere una candidatura. Questo non lo nascondiamo perché oltre a voler proporre un'idea di città vorremmo in qualche modo che qualcuno di noi insieme a tutti gli altri possa portare avanti quel progetto. Sì, ma chiederebbe un progetto iniziale ci vuole perché... Stiamo partendo forse nel modo più faticoso, o meglio, abbiamo seguito forse il percorso più accidentato possibile, però amiamo, come dire, contraddistinguerci, distinguerci del tutto rispetto ad altri percorsi che stiamo osservando, dove ci sono delle imposizioni dall'alto che indicano e i percorsi e le persone. Al contrario qui tu mi dici, ma tu sei candidato, non lo so, se l'assemblea lo vorrà e io darò la mia disponibilità, probabilmente giovedì sera uscirò da candidato. In questo momento non lo posso dire. Se ci saranno altre proposte altrettanto interessanti, probabilmente si andrà in un'altra direzione. Ci sarà un confronto, assolutamente. È il percorso più accidentato, il percorso più tortuoso che si può seguire, ma cosa ce ne facciamo domani d'avere una persona che probabilmente vincerà anche le elezioni, ma non ha il supporto, il consenso, l'aiuto, la condivisione da parte della città? Che non ce ne facciamo nulla. Tra l'altro questo è importante. Non ce ne facciamo nulla. Non potrebbe andare avanti un progetto simile. E poi naturalmente il dialogo porterà sicuramente ad una conclusione. Il dialogo porta a conclusione, ma porta anche a migliorarsi, perché in quest'ultimo periodo io ho ascoltato veramente tantissime persone, con alcune delle quali partivamo da percorsi totalmente opposti. Ci siamo ritrovati nel momento in cui abbiamo chiarito quelle che sono le coordinate dei passi da fare da qui in avanti. Tant'è che all'interno di questa assemblea noi avremo persone che provengono da esperienze diverse, dove il comune denominatore è Termini Imerese e La Mia Città. Io devo fare qualcosa per la mia città, per me e per tutte le persone care che mi stanno attorno. Questo vuole essere il messaggio e su questo vi invito i radioascoltatori e quanti vedranno anche grazie alla trasmissione alle telecamere di Teletermini questa trasmissione, di partecipare. Ognuno potrà dire la propria, non ci sono scalette preconfezionate, non ci sono temi che non si possono toccare, altri che si possono toccare, tutti insieme a capire come portare avanti la nostra comunità. Benissimo, benissimo, quindi avremo anche questa opportunità e poi trarrete le conclusioni appunto in questa assemblea. Trarremo, perché se ci sarai anche tu sarai anche partecipe della decisione. D'altronde mi sembra anche giusto perché bisogna che ci siano idee e progetti da parte di tutti in ogni campo. E quindi Totò, possiamo dire che abbiamo un quasi sicuro candidato? Un quarto a questo punto. No, in questo momento qui alla radio ce ne sono degli altri, ce ne sono degli altri, so che poi seguirete con l'attenzione che vi contraddistingue anche i passaggi successivi nel caso. Sicuramente daremo ampio spazio e voce soprattutto a tutti quelli che vorranno partecipare alla nostra trasmissione, quindi sicuramente sentiremo altri proposte e progetti. Va bene, allora dunque io Maurizio direi che con questo quasi scoop in diretta di Vincenzo Padone, d'altronde hai avuto un'esperienza all'assessorato, quindi già sai cosa significa l'ambiente amministrativo, amministrare una città. E per questo so che c'è bisogno di tutti. C'è bisogno soprattutto degli altri. Assolutamente. L'ho sempre detto perché da soli non si va in nessun posto.
ci vuole il contributo di tutti, soprattutto le idee, perché è chiaro che se a me, a Totò, ci viene a chiedere qualcosa per organizzare uno spettacolo o fare qualche cosa, ti possiamo dare una mano. A Maurizio, per esempio, a livello di ragioniere, sicuramente ti può dare una mano, ma se mi viene a dire qualche altra cosa, poi... Ognuno per quello che sa fare. Bene, allora ti ringrazio, Vincenzo. Grazie sempre a voi per l'attenzione e l'amicizia. Grazie, naturalmente.